Con Marco Porello, coach della VBC Savigliano. Allora, questa sera partita a preparare la stagione 21-22 in Serie B2, prima volta in questa categoria per questa società che insomma negli anni è poi risorta, è rinata, ha avuto un nuovo corso. Questo per te è il tuo decimo anno qui a Savigliano. Marco, io direi di partire da questo aspetto perché 10 candeline sportive non sono poche, è già un bel percorso. Guarda, è un bellissimo traguardo. Io ho avuto la possibilità di fare diverse esperienze nell'arco degli anni, ormai sono 22-23 anni che alleno e non mi sono mai fermato così tanto tempo in una società. Qui obiettivamente ho trovato forse il posto naturale, il posto più giusto dove potermi esprimere. La società mi ha sempre dato tanta fiducia da quando sono arrivato 10 anni fa e sono molto soddisfatto del percorso che abbiamo fatto insieme. Se non ti sei mai fermato così tanto, vuol dire che qui stai bene, pallavolisticamente parlando. Sicuramente sì, e comunque si è visto, penso, anche dalla crescita dei nostri gruppi giovanili, dei risultati che abbiamo fatto in tutti questi anni, e la soddisfazione penso che sia grande da parte di tutti. Allora, prima di entrare un attimo in quello che è roster, il girone, quella che sarà questa stagione, come arrivate a questa B2 forte di un campionato che è finito poco tempo fa, perché sappiamo la stagione scorsa com'è stata? Insomma, cosa ci puoi dire, Marco? Sì, è finito a fine giugno. Quindi abbiamo comunque avuto 2 mesi per ricaricare le pile. E è stata un'annata, quella scorsa, complicata perché, come abbiamo già detto più volte, le interruzioni e le riprese sono state tante e quindi anche la possibilità di perdere le motivazioni durante l'anno, insomma, ci sono state queste problematiche. Siamo stati bravi a livello di gruppo a tenere duro e farci forza una con l'altra. E poi obiettivamente abbiamo dimostrato di avere un valore superiore a quasi tutte le altre squadre. Non abbiamo incontrato Novara che era nell'altro girone, abbiamo incontrato nella gara quella che poi è stata decisiva a Lingotto, una squadra molto molto valida e forte dove abbiamo rischiato grosso, però il fatto di essere anche da quella situazione riusciti ad uscire molto bene, insomma, ci ha fatto capire che il gruppo era assolutamente focalizzato a questa promozione. Allora, parliamo di roster, ci sono state delle conferme importanti, quindi lo chiamiamo lo zoccolo duro, però sono arrivate insomma anche delle giocatrici, sono state delle new entry a livello di rosa. Che squadra hai in mano, Marco? Ma sicuramente è una squadra che, a mio modo di vedere, l'anno scorso era una squadra che in Serie B2 ci sarebbe potuta stare. Abbiamo fatto delle amichevoli, tutti gli anni facciamo delle amichevoli con squadre di categoria superiore e è vero che sono amichevoli, però si vede anche che il tasso tecnico e tattico non è così distante. Rispetto all'anno scorso siamo migliorati con l'arrivo di 4 giocatrici. Una è Silvia Locco, l'altra è Martina Bronfranco, Anna Castellano e Ilaria Rinaldi. Sono giocatrici giovani, tolto magari Silvia Locco che è un 95, le altre comunque sono molto giovani, un 2003, un 2005 e un 2002. E quindi penso che possano entrare a far parte di questo gruppo in maniera molto positiva, a livello proprio di unione di gruppo, di inserimento. E ci porteranno sicuramente le loro esperienze e il loro apporto tecnico che considero elevato. Allora, parlando di new entry, non ovviamente possiamo dimenticare una nuova entrata, però per quanto riguarda lo staff tecnico, perché Davide Panero sarà il tuo assistant coach. Assolutamente sì. Purtroppo perdiamo Chiara Actis perché ha avuto da poco una bambina e quindi si è presa un anno di riposo, giustamente. L'abbiamo sostituita, credo, in maniera molto importante con un ragazzo che è volenteroso, me ne hanno parlato molto bene, ha lavorato già nel contesto pallavolistico, l'ho già conosciuto in un po' di riunioni che abbiamo fatto, credo che ci darà molto sia dal punto di vista umano che di preparazione atletica, perché poi quello è un po' più il suo contesto. Marco, è già stato svelato il girone, che ovviamente vi vede protagonisti nel girone A. Come saranno le avversarie così Per velocemente? noi sarà un campionato nuovo, devo dirti la verità, non ho ancora studiato le altre realtà, ci sono delle squadre che hanno acquisito i diritti, quindi facevano la C l'anno scorso e quest'anno faranno la B2 e lì magari le conosciamo, tipo l'Envol Lecchieri che è una squadra molto giovane e abbiamo affrontato l'anno scorso.
Ci sarà sicuramente da studiare molto bene la situazione ligure, perché sia Norma che Certeco sono due squadre che l'anno scorso so che hanno fatto molto bene in Serie B2. Oltretutto, Certeco ha portato delle giocatrici che hanno fatto la promozione dalla B1 alla 2 in B2, e quindi insomma ci aspettiamo sulle Liguri un livello molto alto. Per chiudere, so che è un po' prematuro perché siamo al primo giorno di lavoro, quali possono essere gli obiettivi di questa VBC Savigliano? L'obiettivo sicuramente sarà quello di lavorare tanto e cercare di capire chi siamo noi. E poi con le prime amichevoli e le prime giornate di campionato cercare di avere un raffronto un po' più veritiero rispetto alle squadre che andremo ad affrontare. E io penso che oggi non si possa fissare un obiettivo, però non voglio dire che lotteremo per la salvezza piuttosto che i playoff, piuttosto che un campionato tranquillo. Voglio aspettare di avere le idee molto chiare e poi insieme alla squadra decidere che cosa vorremmo ottenere da questa stagione.